qua ben trovati, buongiorno a tutti, oggi siamo venuti a trovare eh, padre Luciano Lotti e siamo in diretta da San Severo, grazie padre Luciano per averci accolto, pace bene e benvenuti a tutti, grazie a te, come sempre le porte sono aperte, lo dice anche l'ultima canzone che è passata da Sanremo, eh, quella di Gianni Morandi, vabbè, eh, bando alle ciance, stiamo facendo un percorso insieme. Stiamo scoprendo il mondo dei laici non solo contemporanei, quindi torniamo anche molto indietro nel tempo e oggi, dopo che siamo stati a Cremona la volta scorsa, a parte che abbiamo saltato una settimana, questo lo vogliamo insomma ricordare, bacchettarti Padre Luciano, oggi andiamo in Germania, precisamente in una regione del centro della Germania, in Turingia, dove è vissuta Santa Elisabetta, e apro la parentesi, non è oggi Santa Elisabetta, oggi è Santa Scolastica, ma noi parleremo di questa santa che ha una bella storia. Sì, una bella storia che intraprende, vedete, un viaggio, ce l'abbiamo dietro alle spalle, dall'Ungheria fino al cuore della Germania, nella foresta nera, in Turingia. E perché fa questo viaggio? Perché siamo ai tempi di San Francesco, quindi siamo nella metà del 200, ci sono le famose alleanze tra i vari re e così Santa Elisabetta viene convocata, e viene eh, chiamata, viene promessa sposa all'erede di questo regno di Turingia E così all'età già di 4-5 anni si trasferisce nel castello di questo re dove viene educata per diventare regina. Allora, però approfondiremo la sua storia tra poco perché arrivano già i messaggi. I nostri amici lo sanno che possono scriverci, mandarci le loro domande, anche i loro dubbi. Abbiamo scoperto insomma anche riguardanti la fede. Vogliamo passare subito uh, al primo. La storia è molto interessante di Santa Elisabetta la riprendiamo subito. Passiamo al primo messaggio. Eccolo qua, lo vediamo anche nel nostro schermo. Vorrei sapere qualcosa di più su un dono mistico particolare di Padre Pio, il profumo. È vero che si manifesta con il profumo ancora oggi? La diversità di profumo, ad esempio quella delle viole quello delle viole invece che delle rose, significa una disgrazia imminente, è Francesca che lo chiede. Allora, innanzitutto a proposito dei messaggi devo dirvi che mi sono arrivati dei messaggi anche la settimana scorsa che c'è stata sì. l'interruzione per il festival cristiano e molte persone ci hanno scritto che, eh, per cui anche se non rispondiamo subito a tutti, capiteci che abbiamo anche qualche piccolo problema tecnico perché non possiamo proporre tutto in trasmissione. Questo tema dei, dei profumi mi fa piacere che è stato messo in campo perché il dato di fatto è vero, Padre Pio spesso si manifestava attraverso il profumo, questo è un dato di fatto. Che cosa vuol dire quel profumo? Noi stiamo a quelle che sono le indicazioni di Benedetto XIV nel famoso testo sulle cause di beatificazioni che dà delle indicazioni sui doni mistici. Il dono mistico del profumo è un dono di una particolare presenza di Dio, proprio come il profumo sale verso l'alto, così l'animo viene spinto attraverso il profumo del santo ad andare verso Dio. Dopodiché dobbiamo fermarci. Questa idea di dire io adesso voglio interpretare, se mi capita il profumo di viola succede questo, se mi capita il profumo di rosa succede quest'altro, vi dico per favore qui... Entriamo nella chiromanzia e, e abbandoniamo la fede. Uh -huh. Lasciamo, io, una volta, ho visto persino un calendario in cui c'erano i profumi: pare Pio, Gelsomino significa questo, la Rosa significa Beh, Qui siamo a livello più di psichiatra che a livello di altre cose, <ride> lasciatemelo dire, sono se facciamo. Però apprezziamo il fatto del profumo, soprattutto quando abbiamo l'idea che sia successo questo. noi lo accogliamo come un dono benediciamo Dio senza nemmeno strobazzarlo troppo perché poi alla fine diventiamo un po' troppo auto-referenziali. Il Signore si manifesta con questi doni e lo ringraziamo. Ecco qua, intanto abbiamo riguardato e riletto anche il messaggio che ci chiedeva spiegazioni. Visto che parlate, passiamo al secondo messaggio. Visto che parlate sempre dei laici, vorrei capire meglio che senso ha questo fatto che contribuiscono che distribuiscono, scusatemi, la comunione. Non è un qualcosa che spetta soltanto ai sacerdoti? A me sembra che ci siano continue profanazioni e nient'altro. È Silvio che ti scrive: Allora. Tutte le idee sono buone e noi rispettiamo le idee, quindi non vado a dire hai sbagliato o hai torto. Io vi dico solo quella che è un po' la posizione Guarda della Guarda lì, Chiesa. Padre Luciano, c'è anche il messaggio, ecco, pensiamo, così te lo ricordi. Visto. Allora, il concetto fondamentale è questo: noi siamo dei consacrati, noi sacerdoti, e quindi abbiamo una missione da parte di Dio di compiere la trasformazione del pane e del vino nel colpo e nel sangue di Cristo. E quindi è questa la parte importante del sacerdozio. Però tutti quanti siamo dei battezzati e in quanto battezzati abbiamo un corpo santo. Quindi se riceviamo l'Eucaristia con la bocca o con le mani, quindi se ci sono persone incaricate dalla Chiesa di prendere il corpo di Gesù e di consegnarlo agli altri, questo rientra nell'esercizio della nostra santità battesimale, per cui il nostro corpo è santo. Noi diciamo, Signore, io non sono degno che tu entri nella mia casa. Se il Signore ci dà il permesso di ospitarlo nel nostro cuore, adesso mano bocca, che c'è una persona che lo distribuisce con le mani, state tranquilli, non è nessuna profanazione. Anzi, è un aiuto che viene dato alla Chiesa in questi momenti particolari, che non ha niente a che vedere sul compito del sacerdote di trasformare il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Gesù. Ma ha a che vedere con il ruolo dei, dei laici di con cui il parliamo. Il ruolo dei sempre. laici di cui parliamo, ma anche con un'autorità della Chiesa mm. che può fare questo. A volte contestare sempre la Chiesa, dire, mm. non ci dà l'idea di cristiani che costruiscono la loro vita. Le critiche sì, ma che siano costruttive. Andiamo ad un altro messaggio. Vi chiedo di pregare per mio marito che è in carcere. Ne parlate spesso, non parlate spesso di questo tema in televisione, eppure sapeste quante sofferenze e quante ingiustizie ci sono. Mio marito ha sbagliato, ma resta comunque una persona a cui voglio bene. Scusatemi però se non mi fermo. Non e anche noi vogliamo bene a suo marito, signora, come vogliamo bene a tutte le persone che hanno sbagliato perché l'ho detto mille volte e lo ripeto: noi condanniamo il peccato, ma non condanniamo mai i peccatori, non ci facciamo giudici di nessuno. Dobbiamo essere vicini anche alle persone che sbagliano. Ce ne sono alcuni che riescono anche a riconoscere il proprio sbaglio, ci sono altri che hanno una difficoltà. Chiamiamola anche durezza di cuore, se permettete, nel riconoscere il proprio sbaglio, ma noi comunque dobbiamo in qualche modo essere vicini a queste persone. Vedete, il problema della popolazione carceraria va visto da, a 360 gradi. Ci sono anche delle situazioni di ingiustizia, ci sono delle situazioni anche di giustizia sul come... Vengono ospitati, carcerati nelle carceri italiane, tutti ne parlano, tutti si lamentano. Poi alla fine non si trova mai la quadra di questa situazione. Noi abbiamo degli esempi meravigliosi in Europa, soprattutto nei paesi nordici, in Svezia e in Norvegia, dove effettivamente si sta eh, facendo. Però ecco, diamo anche un poco di spazio a queste persone. E' è giusto insomma, poi eh, c'è la fase anche della riabilitazione, della rieducazione in carcere, quindi eh, se vogliamo non è proprio tutto tempo perso sì, dopo quello anzi, che si è fatto. Comunque signora, siamo vicini a lei, siamo vicini al suo marito. E veramente senta la nostra presenza. Benissimo, ci fermiamo soltanto qualche istante perché poi dobbiamo riprendere con Santa Elisabetta, glielo abbiamo promesso, Padre Luciano. Sì. Ci fermare. Eh, diciamo anche soprattutto questo, che la nostra puntata si inserisce nel quadro, nel cammino che stiamo facendo della vita dei laici, per cui Santa Elisabetta è veramente una pietra miliare su come il laicato può dare delle risposte secondo quello che è l'insegnamento anche di, del Vangelo. Riprendiamo subito dopo una brevissima pausa. Restate con noi. Ve lo abbiamo anticipato, parleremo di Santa Elisabetta, regina, una regina attenta ai poveri, particolarissima la sua storia, Padre Luciano ci ha già dato qualche cenno prima della, della pausa, regina della Turingia, si ricordano di lei storie meravigliose della sua carità, ha conosciuto persino San Francesco che le fece dono di, del suo mantello come segno di benedizione, andava a visitare i poveri nelle loro case, li accoglieva nel suo palazzo. Eh, però tutto questo suscitava anche invidie e, e forti accuse. Il marito, molto innamorato di lei, le raccomandava solo di non esporsi proprio perché aveva un ruolo, quello della regina. Si racconta che un giorno la incontrò mentre discendeva dal castello di Mar Ma Marburgo con le provvigioni per i poveri nascoste sotto il mantello e alla richiesta di che cosa avesse sotto quel mantello lei lo allargò e comparvero freschissime rose nonostante il crudo inverno. Un'altra volta invece si mise eh, mise a dormire nel suo letto regale un lebroso al quale aveva lavato i piedi e aveva dato il cibo. Con sorpresa vide Cristo eh, con un lembo di luce, scomparve, lasciando però tanta gioia anche nel cuore del, del marito. Sono episodi raccontati di Santa Elisabetta che sono belli anche misteriosi, affascinanti. Sì, ecco... Stiamo guardando questa storia del laicato, ricordate abbiamo parlato anche all'inizio di questo laicato che difendeva la fede, pensate a Costantino, ma anche a scrittori latini che hanno parlato del laicato. Adesso entriamo in una chiesa che si fa presente nella società. Guardate, sembra speculare, Francesco di Assisi mm. che annuncia il Vangelo, ma che abbracci il lebroso, Elisabetta terziaria francescana. Conosce Francesco attraverso i frati minori e comincia anche lei una vita di fede, ma la comincia, guardate, dalla sua. Situazione regale. Eh, forse non tutti sanno che Santa Elisabetta era cugina di Federico II e non solo era cugina, ma nel processo di beatificazione Federico II ha lasciato delle dichiarazioni a favore di Santa Elisabetta. Per cui abbiamo questa figura regale che però utilizza il suo, le sue capacità, il suo potere, diciamo, a servizio dei poveri. Dobbiamo aggiungere una cosa importante. Elisabetta fa tutto questo perché, sin da piccolo, sin da quando ancora era in Ungheria, ma poi anche quando passerà in Turingia, vive una profonda fede. E in questa profonda fede ecco, è aiutata molto dal suo direttore spirituale Corrado da Marburgo, che testimonierà l'ultima fase della sua vita. Quando sistemati i figli, morto il marito, tutta una serie di tragedie perché i parenti volevano togliere il castello, lascia tutto, fonda un ospedale e vive al servizio dei poveri. Questo servizio presso i poveri era qualcosa di straordinario perché nell'ospedale non andava adesso il malato che aveva la bisogno della trasfusione o altro, negli ospedali andavano quei poveri che non potevano essere curati a casa perché la gente non poteva farli mangiare, per cui in questo ospedale c'era veramente la gente abbandonata della società, la gente che moriva di fame, la gente che era sporca, che non aveva nessuna igiene, a volte persone violente, volgari e lei si mette a servizio di tutta questa gente e vive così la sua vita di consacrazione al servizio dei fratelli fino alla morte. Ed è per questo che adesso è santa, Santa Elisabetta, una bellissima storia se potete andate anche a leggerla, una regina al servizio dei poveri, poi è anche questo è il tema della nostra puntata. Ed è arrivato anche un messaggio. Avete come potete vedere sotto qui il numero al quale potete inviare le vostre domande. Vi leggo quello che è appena arrivato. Sono terziaria francescana e sono orgogliosa di avere Santa Elisabetta come con sorella, purtroppo oggi la famiglia francescana secolare è fatta solo di preghiere e chiacchiere. Non si vedono assolutamente esempi come quelli di Santa Elisabetta. Nicoletta, Ma per fortuna che l'ha fatto una terziaria questa eh, piratina, infatti. che se no sembrava che. No, purtroppo sapete. C'è l'umanità in tutte le cose, per cui ci sono delle famiglie dei terziari che sono meravigliose. Noi non dobbiamo guardare solamente i terziari di casa nostra, del nostro gruppo, ma nella loro globalità i terziari sono presenti un po' in tutto quanto il mondo con delle opere di carità straordinarie, per cui non fermiamoci a queste cose. Purtroppo a volte ci si limita alla preghiera e a tutto questo, ma dovete sapere che anche Padre Pio mm. era molto molto legato al Terzo Ordine ed è stato assistente del Terzo Ordine anche a San Giovanni Rotondo per diversi anni. Eh sì, noi a questo proposito vi regaliamo anche uno stralcio di una lettera, però prima Uh, a proposito di Padre Pio, riteneva che realmente il Terzo Ordine fosse una risposta alle, sue, alle esistenze sia pastorali che sociali del suo tempo. E nell'Epistolario c'è una lettera a Violante Masone nella quale si complimenta per il suo apostolato e consegna un messaggio per la nipote dell'arciprete Don Salvatore Panullo. Vi leggo questo stralcio tratto dall'Epistolario. Dite a Graziella che non esiti a iscriversi tra le file di San Francesco. Io penso che il Signore vuol salvare il nostro paese con l'istituzione del terzo ordine francescano. Quindi pregate l'arciprete e l'economo che si diano da fare e San Francesco benedirà le vostre famiglie. Non vi scoraggiate se in principio, in principio siete pochi. Incominciate e vedrete che le file si andranno sempre più ingrossando. La benedizione di Dio copiosa sarà. Non restringete il numero dei terziari alle sole giovinette o alle sole donne, ma si abbracci tutti perché questo fu lo scopo che ne ebbe San Francesco. Ecco, dobbiamo dire che soprattutto in quel periodo, ehm, prima della seconda guerra mondiale, ehm, il terzo ordine veramente ha assunto una importante... For, uh, missione formativa all'interno della Chiesa. Per questo in molti insistevano. Vi ricordo per esempio. Madre Gargani, che eh, ogni tanto che col caresse girava i paesetti intorno proprio per evangelizzare, quindi i terziari vivevano questo. allora ecco che i frati cercavano di avere dei buoni terziari, ma anche formati. La nipote dell'arciprete era un po' recalcitrante, voleva andare, non voleva andare. Allora ecco che noi abbiamo che a novembre padre Pio scrive a Violante Masone dicendogli guarda che ti mando un po' di cingoletti un po' di materiale e insiste insomma su questa nipote della ciprete che doveva farsi terziare e finalmente gli arriva proprio la lettera di Graziella non so se ce l'hai che così puoi sì la leggo, la leggo io Leggiamo abbiamo ancora lettera. un paio di minuti mi ebbe a suo tempo la vostra graditissima e con Riccardo do riscontro a causa delle molte Teplici, occupazioni di questi giorni. Che belle parole ho letto al principio della vostra letterina. Sono figlia di San Francesco e insieme a me altre 50. Brava, avete ragione, quando il vostro zelo ardente e la vostra profonda pietà e più ancora il vostro preclarissimo esempio, ne avrete attirate cento e mille ancora a San Francesco. Così Gesù sarà glorificato in Lui. E così, che bello, anche la nipote della ciprete diventa terziaria. Vedete come Paripio ci teneva proprio a costruire, a continuare proprio questo spirito di Santa Elisabetta a favore del terzo ordine. E con lei altre 50 allora. Ci fermiamo ancora pochissimi minuti, pochi pochi pochi, e ritorniamo insieme qui in diretta da San Severo. Eccoci qua, siamo nuovamente in diretta, oggi stiamo parlando di una regina al servizio dei poveri, Santa Elisabetta, poi abbiamo sfiorato anche la vita della dei terziari francescani, ci sono tante forme di carità e ci sono tante forme di carità anche eh, nell'impegno e nell'istruzione e nella formazione, quindi parliamo anche di scuole, eh, da Don Bosco a Madre Cabrini, tutti sicuramente li conoscete, fino a Don Milani, sono tanti gli esempi che abbiamo nel nostro recente passato. E eh, c'è il messaggio di inizio anno di, del Papa, Padre Luciano, ci ha parlato della necessità dell'istruzione, nonostante le difficoltà della scuola italiana, che ovviamente è normale anche che sia così, a tutto pare giusto, molto semplice, ma sappiamo anche che nella storia recente i regimi totalitari si sono sempre scagliati contro l'istruzione di massa e contro un'istruzione non gestita dal potere. Oggi c'è la storia di, una, di un bel personaggio che hai scelto e della storia di Malala Yousafzai, che sin da adolescente si è impegnata proprio per il diritto dei ragazzi, eh, il diritto di andare a scuola. E la, la conosciamo forse tutti, probabilmente perché è anche stato premio Nobel per la pace nel 2014. Dobbiamo, possiamo vedere? Ecco qui la scheda. Nel 2010 la BBC ospita un blog proveniente dal Pakistan e la voce di una tredicenne pakistana, Malala Yousafzai. Che documenta il terrore instaurato dal regime dei talebani, contrario ai diritti delle donne e al diritto di istruzione dei bambini. La giovane attivista, il 9 ottobre 2012, viene colpita alla testa da uomini armati saliti al bordo dello scuolabus. Il motivo adotto dai talebani è che lei era il simbolo degli infedeli e dell'oscenità. Ricoverata in ospedale riuscì a salvarsi ma venne nuovamente minacciata di morte fin quando riuscì a farsi ricoverare presso l'ospedale di Birmingham che si era offerto di curarla. Intanto la sua attività di sensibilizzazione prosegue senza sosta. Nel luglio 2013 parla al palazzo di Vetro New York indossando lo scialle appartenuto a Benazir Butto mentre il presidente degli Stati Uniti Obama la riceverà nello studio Vale l'ottobre dello stesso anno. Nel 2013 pubblica il libro Io sono Malala, in cui fa conoscere la sua storia in difesa dei diritti dell'istruzione ai bambini. Per questo motivo un'associazione di scuole private ha indetto contro lei il I am not Malala Day, condannando le sue parole come anti-pakistane e anti-islamiche. Il 10 ottobre 2014 è stata insignita del premio Nobel per la pace assieme all'attivista indiano Kailash Satiarti, diventando con i suoi 17 anni la più giovane vincitrice di un premio Nobel. La motivazione del comitato è stata per la loro lotta contro la sopraffazione dei bambini e dei giovani e per il diritto di tutti i bambini all'istruzione. Intanto prosegue i suoi studi e nel 2017 è stata ammessa all'Università di Oxford, presso il College Lady Margaret Hall, per studiare il corso di Philosophy, Politics and Economics, ottenendo la laurea nel giugno del 2020. Dal 9 novembre 2021 è la moglie di Asser Malik, che ha sposato a Birmingham con il rito musulmano. Ecco, ho scelto. Malala Yousafzai, perché vi vorrei far vedere come è trasversale questa domanda di cultura nella nostra società. Eh, non, lei chiaramente non è cattolica, è musulmana, degna di tutto rispetto per la sua fede, ma in un paese musulmano che le ha fatto la guerra, «I am not Malala», cioè le, nelle scuole c'era il motto «Io non sono Malala». Quindi una guerra alla cultura, una guerra contro quella donna che vuole emanciparsi, lei difende proprio questi diritti. E abbiamo fatto un salto pindarico chiaramente dal 1200 di Santa Elisabetta Malala, ma abbiamo messo insieme una storia, una storia di persone che nella società vogliono dire la loro parola servendosi della cultura. Questo è molto importante e qui vedete, torno un attimo al terzo ordine. Il terzo ordine è questa eh, fraternità che pare più avvo, eh, di cui Paripio parlava spesso proprio perché avesse una sua incidenza nella società di, di oggi. Abbiamo tanto bisogno di credenti che facciano cultura. È bello anche questo viaggio che stiamo facendo, andando indietro nel tempo e riscoprendo anche oggi tantissime cose in comune con i laici di un tempo. Oggi poi casualmente tutte donne. E eh sì, tutte donne, a partire da Santa Scolastica la Grande, eh. che è veramente la figura bella che ci accompagna nella giornata di oggi. Eh, padre Luciano, di ragazzi come Malala ce ne saranno tanti, almeno con ideali tipo il suo, no? Di combattere soprattutto in quei Paesi dove veramente c'è ancora tan tanto, tanto da fare, tanto cammino da fare. Tu che consiglio daresti ai giovani? Anche perché abbiamo parlato di istruzione, no? di formazione. Sì, io una cosa che sto dicendo molto ai giovani, innanzitutto non perdete la fiducia perché noi abbiamo una società che tende a farti perdere la fiducia, ma secondo me c'è proprio un'idea anche politica, più la gente si sfiducia, più io mi affido all'uomo forte. è questa è la mia visione della società. Ma poi, ecco, per non perdere la fiducia occorre credere nelle proprie forze. Quindi veramente avere una propria cultura che non vuol dire attenzione sarò un po' fuori d'accordo. Avere una propria cultura non vuol dire andare bene a scuola, vuol dire credere nelle proprie idee, saperle formare e saper difendere le proprie idee, che è qualche cosa in più di quella andare a scuola noi abbiamo tantissime persone che non hanno seguito il curriculum regolare della scuola che pure è necessario e pure importante, ma hanno saputo dire comunque la loro parola perché credevano in se stessi, perché hanno avuto una loro formazione delle loro idee e noi dobbiamo lavorare molto su questo e spingere i giovani a credere in questo. Ecco, magari in una puntata ci soffermiamo su questo in particolare. So che sono arrivati anche altri messaggi, quindi partiamo perché abbiamo ancora qualche minuto sì, per commentarli. Allora, il primo, sono contento che si parli spesso di carità, il nostro Papa è un grande esempio, ma non vi pare che ci sia una Chiesa troppo orizzontale, rivolta ai problemi dell'umanità e povera di preghiera e di teologia? Carlo che ci scrive. Allora, fatemi dire grazie, Santo Padre, per la bellissima intervista da Fazio, dai, è stato proprio bello e commovente e ha dato il senso della nostra Chiesa. Una Chiesa che fortunatamente non si pone il problema su, giù, verticale, orizzontale, no. È una Chiesa che ha le sue origini nel Vangelo: il Vangelo è una buona novella annunciata ai poveri. Chi sono questi poveri? Poveri materiali, poveri spirituali, poveri di ogni genere. Il Papa si rivolge all'uomo a 360 gradi e se lo fa è perché la sua storia, le sue radici sono profondamente affondate nel Signore. Quindi non pensiamo a una distinzione, un Papa troppo impegnato nel sociale, è un Papa impegnato a essere il rappresentante di Cristo, è saldamente legato a Gesù e Gesù non ha contato i miracoli per dire fin qui devo morire in croce, fin qui devo fare i miracoli ed è la sfera sociale. Gesù si è aperto all'uomo nella sua totalità. Quanto siamo belli perché siamo tutti vari, no? Sì, chi sì. è contento che ci sia questo, questo rapporto orizzontale, chi non è contento perché è troppo verticale, però il mondo è bello perché è vario. Padre Luciano. Sì, io accetto e... tutte le distinzioni, non accetto la paura. Quest, se le nostre lamentele partono dalla paura dell'altro, del diverso, non ci aiutano a vivere i Vangeli. Sarà contento Carlo che ci ha scritto questo messaggio, che ci ha mandato questo messaggio. Poi bella anche la presenza di Papa Francesco e effettivamente hai ragione, ha evangelizzato più in quella serata che forse in dieci udienze, sì, senza <ride> è arrivato problema. anche oltre. Sì, sì, sì. Ce n'è un altro di messaggio, mi dicono dalla regia, e parla di Santa Elisabetta. Eccolo qua, Santa Elisabetta ha saputo far buon uso della ricchezza. Essere ricchi oggi significa tutt'altro. Alberto. Ecco Alberto, grazie. Grazie che hai scritto questo messaggio perché per me è importante dire una cosa. Noi viviamo nell'epoca dei famosi influencer che alla fine sono una parte della nostra società, non ce l'ho certo con gli influencer, ma ce l'ho con l'idea che nella nostra società si debba ostentare la forma. Guardate che chi ostenta le forme sono le dittature, noi veniamo da storie di forme che sono diventate la sostanza. A volte se noi andiamo dietro alla ricchezza perché deve servirci per ostentare qualche cosa di più di quello che noi siamo, noi in questo momento noi offendiamo chiunque si chiami uomo, ricco o povero che sia, perché non possiamo servirci della ricchezza per affermare le nostre sofferenze, le nostre differenze. La ricchezza è un bene, più ricchezza c'è meglio stiamo. Io dico sempre dobbiamo dire grazie a Dio se ci dà una ricchezza e se ci fa stare bene, ma mai usare la ricchezza uno contro l'altro. Quando la ricchezza diventa affermazione di me stesso per dire io ho e tu non hai, io sono vestito meglio di te, tu non hai in questa situazione io non faccio altro che distruggere la persona umana, ma distruggo anche me, perché mi presento per la mia esteriorità e non per quello che sono veramente. E con l'invidia? Come ci diceva? Oh, l'invidia, vedete, io non lo so se l'ha creata Dio, ma certe volte mi, uh, ho l'idea che dentro di noi un po' un sentimento di rivalità. Gli altri sia naturale. Anche nei confronti di chi è ricco, stiamo sì, parlando sì, di Chi C'è l'invidia nei confronti di chi è ricco, di chi è più intelligente, di chi riesce a fare le cose e tu non lo Diciamo che misurarsi con l'altro per certi versi è qualche cosa di positivo, perché dall'uomo. Io ho avuto sempre davanti a me quella riflessione di San Gregorio: per non trasformare la tua misura con l'altro in invidia, devi guardare chi è più grande di te. Per raggiungerlo, cioè chi è migliore di me deve diventare un modello, un'aspirazione, non il desiderio di riportarlo giù al mio livello, perché in fondo, in fondo l'invidia spinge a questo: voglio portare l'altro al mio livello, farlo scendere dove sono io. Cerca di salirci tu. Si dice anche guarda chi sta peggio. Appunto, guarda chi sta peggio questo qui è quando sempre ti lamenti spesso che ti manca eh, qualcosa. Eh. Allora a un certo punto invece di essere sempre insoddisfatto nella vita, pensa a quello che il Signore ti ha dato, perché c'è sempre qualche cosa che tu non hai notato. Ecco qua, abbiamo concluso, non credo che ci siano altri messaggi, continuate a scriverci. Sì, noi, eh, Padre Luciano, abbiamo ancora qualche minuto. Eh, quando scegliamo i temi delle nostre puntate, quale filologico, se c'è un filologico, utilizzi? Ecco, io è una sono, curiosità. Sì, sono contento che ci sia rimasto qualche minuto eh, in più perché era già da un po' che volevo trattare questo. Vedete, il programma che noi abbiamo eh, cominciato quest'anno è andato un po' per caso, mi hanno detto, cerchiamo di entrare a colloquio con gli spettatori, lo stiamo facendo attraverso i nostri messaggi. Però io ho colto l'occasione per cercare di parlarvi di questo tema. Del laicato che è un tema che mi sta a cuore. Perché dico questo? Perché noi abbiamo una Chiesa in cui un po' come in tutto lo Stato si lavora spesso per deleghe. Non mi piace questo, i vescovi devono intervenire. Non mi piace quest'altro, il Papa deve fare. Vogliamo che gli altri si impegnino. Vogliamo che gli altri facciano qualcosa. Eh, ci sono i giovani, ma perché le parrocchie non si interessano dei giovani? La fede è responsabilità. Allora dobbiamo smettere di aspettarci che siano gli altri a fare delle proposte, gli altri a intervenire. Eh, ci sono delle cose in questa società che non vanno bene. Io mi devo rimboccare le maniche. L'ho detto in qualche predica alcuni giorni fa, noi abbiamo una società in cui i cristiani hanno difficoltà a impegnarsi in politica, perché ci sono responsabilità, perché c'è paura, perché eh, c'è tanta anche violenza, ma il cristiano deve prendersi le sue responsabilità. Forse i primi cristiani sceglievano il martirio per testimoniare la fede, oggi noi dobbiamo scegliere anche il rischio di un martirio. Per un impegno sociale. Noi abbiamo dei politici meravigliosi che hanno fatto proprio questo. E aggiungo anche: questo impegno deve esserci a 360 gradi, anche nelle scelte della vita. Non basta dire quello non va bene, quel prodotto non lo compro perché sono cristiano, quel film non lo vedo perché non sono cristiano, quella trasmissione televisiva non mi piace, cambio canale, comincio a dare delle indicazioni, io non dire che pretendo che i vari uffici e le varie sovrintendenze assecondino le mie idee cristiane. Io sono cristiano, imparo a cambiare canale e la televisione impara che deve avere delle sue scelte nel rispetto anche delle mie idee cristiane. È così che noi viviamo la fede. Io penso che questo sia un elemento che deve caratterizzare la nostra fede ed è questo l'elemento che caratterizza un po' le nostre scelte di fare. Una trasmissione per i laici. Bello, bellissimo. Ci voleva questo tempo a disposizione. Mi avete fatto fare la predica. <ride> ti, ti interrompiamo perché abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Abbiamo visto fino all'ultimo anche le immagini della protagonista di oggi, quella iniziale, Santa Elisabetta, un servizio al servizio, una, una regina al servizio dei poveri. Oggi sto un po' così. Allora. Grazie per essere stati con noi, grazie a te padre Luciano per aver ospitato noi e grazie a tutti coloro che collaborano dietro le quinte. E ci vediamo sabato per l'appuntamento alla scuola di padre Pio. Pace e bene a tutti.